Ciao amici, benvenuti sul canale Le ricette di Sara. Oggi ho preparato una ricetta squisitissima a prova della tradizione napoletana, ossia il casatiello. Il casatiello si prepara soprattutto durante il periodo pasquale. E guardate un po' il mio casatiello. Mamma mia, che odore! Prima di fare la prova del 9, guardate, ho questo guanto. Perché sarà il guanto? Perché lancio il guanto della sfida a Mani in pasta di Francesco Menale, o Menale, adesso non me ne voglia per l'accento, non so dove si mette l'accento. Eccolo qui, non so se lo vedete, è un bravissimo ragazzo ed è fa delle ricette al bacio. Vi lascio qui sotto in info box il link per il suo canale, iscrivetevi perché è un bravo ragazzo, e quindi lancio la sfida del casatiello migliore. Spero che l'accetterai, a me fa piacere perché io adoro le sfide e amo giocare, e spero che giocherai con noi. Ciao amici, aspettate, adesso vi faccio vedere com'è dentro il mio casatiello, cosa si nasconderà dentro il mio casatiello. Aspettate. Bene amici, adesso facciamo la prova del 9. Che dite? Vi piace? Allora amici, non ci resta che lasciare il grembiule e iniziare a cucinare. Bene amici, per preparare il casatiello, per prima cosa prendete una planetaria, però questo lo potete anche fare a mano. In un cestello della planetaria aggiungete 600 g di farina. Prima però bisogna sciogliere 15 g di lievito in 300 g di acqua. Poi azionate la planetaria, usate il gancio. Poi versate l'acqua e il lievito che avete sciolto precedentemente e fate lavorare per un 5 minuti. Passato il tempo, dopo 5 minuti, aggiungere 200 g di strutto oppure il burro, ciò che avete. E lavorate il composto, fate lavorare il composto per un 10 minuti. Trascorso il tempo, aggiungiamo 20 g di sale e fate lavorare per altri 3-4 minuti. Trasferite il composto su un piano di lavoro. È semplicissima questa operazione. Allora, alzate così e spingete. E poi chiudere. Ok, adesso lo mettiamo in un recipiente chiuso ermeticamente e lo facciamo lievitare fino al raddoppio. Chiudiamolo e ci vediamo dopo. Bene amici, trascorso il tempo, ovviamente si è raddoppiata, trasferite sul piano di lavoro e iniziamo ad allargarla
con le mani, con l'aiuto delle mani, facendo leggermente un po' di pressione. Adesso, con l'aiuto di un matterello, iniziamo a piano piano, delicatamente, ad assottigliarlo e ad allargare il composto, facendo leggermente un po' di pressione. Una volta che avete steso bene, spalmiamo lo strutto sul composto lievitato. Potete pure, invece, per non sporcarvi le mani, potete anche utilizzare un pennello, però a me piace sporcarmi le mani e lo spalmo meglio. Poi una spolveratina di pepe, poi spolverata di grana, una bella spolveratina, poi di pecorino, potete anche utilizzare soltanto il pecorino. Poi 100 g di provolone piccante, g di salame piccante, potete anche utilizzare quello dolce. Poi i cicoli. Ecco, poi io già le ho tagliato lateralmente delle striscette per poi poterle mettere sulle uova che verranno posizionate sul nostro casatiello. Adesso iniziamo a rotolare, ad arrotolare, creando una sorta di serpentino. E il nostro casatiello sta prendendo forma. Chiudiamo il nostro casatiello, spingete un po' la parte opposta all'interno dell'altra parte, in modo tale lo sigillate bene. Ok, prendete uno stampo, già ho messo già lo spalmato con lo strutto, poi se non avete lo strutto lo imburrate. Ok. Adesso posizioniamo le uova. E poi creiamo con le strisce che avete tagliato prima precedentemente, le strisce in eccesso, formiamo una sorta di X sopra le uova, come a sigillarle. Adesso lo facciamo lievitare fino al raddoppio, lo fate lievitare fino al raddoppio. Ecco amici il casatiello, guardate quanto è lievitato. Adesso
lo dobbiamo infornare. Infornate a 180 gradi per 55 minuti nel ripiano più basso. Ecco a voi Sua Maestà il Casatiello. Appena sfornato, adesso lo lasciamo raffreddare un po' e poi faremo la prova del 9. Se vi è piaciuto il video, cliccate mi piace, iscrivetevi al mio canale e soprattutto amici, ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao amici!